Dai, raga, bella per voi la stessa tempo. Marco e Diego in diretta dallo stadio. Post partita Lazio-Atalanta, fine 3-2. Bello, 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 bello. Ci voleva questa vittoria, raga, importantissima. Scusate, guardate questo scorcio con un po' il sole tra i pini. Una roba. Bello giocare 3, però. Mamma mia, che caldo! Caldo ancora, 50 gradi centigradi. Comunque, tornando alla partita, ci voleva. Ci voleva questa vittoria e soprattutto ci voleva una vittoria così, questa prestazione, perché tu hai fatto un primo tempo, i primi 20 minuti proprio a palletta di fuoco, indemoniati, anzi. Oddio, avevo detto spiritati! 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 Grande partita del Tati Castellanos, gol e assist. Sì, mamma mia, ragazzi, Tati veramente spiritato, cioè non ha sbagliato niente. Veramente tanta roba, siamo contentissimi. Allora, contentissimi della vittoria, ma se giochiamo così e vinciamo ancora, è doppiamente contenti. Ancora, ragazzi. Meglio, sì, perché poi noi andiamo sul 2-0 subito, praticamente. Due azioni, due gol. Il primo di. Che segna? È un autogol, praticamente. Ah, esatto, il primo da Luis Alberto, ma poi è autogol di Decadeler. Ah, Decadeler. E poi, oh, aspetta, ha segnato il calcio d'angolo, qui. Per noi ha segnato il calcio d'angolo, sì. Quindi basta tirarli in porta. Se ufficialmente lo danno a Luis Alberto, può smettere di tirare in porta calcio d'angolo, finalmente. E poi, ecco, appunto, il Tati, che fa una bella cosa, perché Filipe Anderson sulla fascia, che finalmente, primo tempo, bene. Tati che si accentra, da tipo uno spintone a Scalvini, si allarga e va a raccogliere il passaggio, bello, proprio da punta. Bravo, bravo. Gran gol. Ma ha fatto tutto bene, dagli appoggi ai lanci, quando gli arrivava la palla dalla porta di Provedella, faceva subito la girata per Guendouzi o qualcuno che stava sulla fascia. Grande Tati, grandissima partita. Poi loro, mentre stava più la Coca-Cola, segnano, sento un silenzio, se non mi giro, vedo che c'è la palla al centrocampo. Che cazzo succede? Ma segnato. E giri verso di me. Esatto. Se bene sì. Hanno fatto gol. E quindi non l'ho visto. Poi hanno fatto due gol uguali, Due gol praticamente uguali, diciamo, ecco, abbiamo un po' calato siamo un po' calati di intensità, c'è da dire che l'Atalanta beneficiava di un giorno in meno. Sì, quello sicuramente. Quindi non potrebbe beneficiare, qual è, insomma, vabbè. Di riposo, perché ha giocato giovedì, sti calendari, l'ha detto anche Sarri PS Sportivo. Qualche giorno fa ha detto: ringraziamo anche da parte dell'Atalanta la Lega, la FIGC e tutti quelli, perché insomma, effettivamente. Però vabbè, è vero, stavano si un po' stanchi, stavano un po' sulle gambe, sì. Però noi abbiamo, cioè, poi loro sono cresciuti di intensità e noi abbiamo tenuto, nonostante poi loro pareggiano nel secondo tempo. Non so chi ha segnato l'Atalanta. Qualcuno, il primo Ederson. Infatti, per il telefono non avevamo preso in mano per niente. Sì, infatti. Comunque, nonostante il pareggio, poi noi continuiamo ad attaccare, gira che ti rigira, arriva poi il gol su assist di Castigliano, di sto, come ha detto Campanile, Vecinovic Savic. Sta prendendo, diciamo, le veci, perché sì. Mette fisicità, da quando è entrato lui si è visto più gara, più fisicità, e poi fa un gran gol, di un mezza sforbiciata. Sì, bello. Anche io così spero a zitti tutti con le prestazioni, e comunque si è visto queste ultime partite. Quelli che dicevano: vabbè, raga, ma non scarto di tutta la Serie A, non scarto di tutta Italia, non vuole nessuno. Vabbè, raga, però quando non mi ricordo partite che ha giocato male Vesino, ma male per di male, stanno determinati giocatori invece che giocano le partite male e sono intoccabili. No, più che altro. Non sto di Immobile. No, okay. Però vabbè, anche Immobile, ecco, gli ha fatto bene sicuramente questo turno. Sì. Questo turno fuori. Non so se non è stato proprio convocato. No, mi pare che stava in panchina. Comunque, Tati è un ottimo sostituto, mettiamola così. Sì, un ottimo sostituto. Lo può far riposare. Vesino, grandissima partita, spero che zitti tutti con le ulteriori prestazioni di questo livello. MVP. Guendouzi, Rovella, tre. Votateli voi nei commenti, raga, esatto. Però Guendouzi, Rovella e Tati, raga, hanno fatto un partitone. Rovella che recuperava palloni a destra e manca, pure quando sbagliava continuava a pressare il giocatore, li faceva sbagliare. Guendouzi, sì, faceva degli inserimenti clamorosi. Se la palla di Marzic gli arrivava in profondità, quello era gol sicuro. Ha beccato una traversa. Mamma mia, raga, ha fatto un gran partitone Guendouzi. Ottimo, da quando è arrivato qua non ci faceva questo ragazzo. Proprio come si presenta, come gioca, quello che mette in campo. Cioè, grande Guendouzi. Rovella, grandissimo, ma Tati oggi ha dimostrato che veramente può stare lì. Può stare là, raga, non è uno scarso, quindi. Menzione d'onore, secondo me, anche, vabbè, a parte Provedella che a un certo punto fa due miracoli clamorosi, sarebbe stato il pareggio, se non sbaglio, sì.
e se fa pure male, sembrava, invece poi si rialza, meno male. E menzione d'onore anche a Mattia Zaccagni, che ha fatto anche lui un partitone, veramente là sulla sinistra, l'ha fatti a Mattia al primo tempo soprattutto. Felipe parte bene, dicevamo, poi cala fisicamente, mentalmente, purtroppo Felipe lo sappiamo che è così. Cominciato a fare i tocchetti. Perché se faceva tutte le partite, 36 partite. Come ha fatto quei primi 20 minuti. Esatto, non stava a Lazio, ricordo, quanto continuiamo a ripetere. Però effettivamente deve essere, cioè, era riuscito l'anno scorso a essere continuo, non avere quei grandi alti e quei profondi bassi. Oggi per esempio i primi 20 minuti veramente pure lui ha fatto a Mattilla sulla destra che c'è stava. Però come dice Sarri, Felipe Anderson un po' fa le partite al 100% in attacco e al 100% in difesa. Vero. Ha difeso anche oggi bene e quello che l'ha sostituito, esatto. Isaksen. Il problema qual è di Isaksen? Che è bravo, secondo bravo. Anche Sarri, che gli manca un po' la fase difensiva che fa Felipe. Però è entrato e ha capito che può saltare l'uomo, ragazzi. L'uomo si salta. Incredibile. A un certo punto ha saltato i 2-3, è entrato, poi sbracato al limite dell'area. C'era pure forse un rigore su Kamada, non lo so. C'era un fallo sul secondo gol del coso, chi era il postinato, non mi ricordo. Vabbè, non ci frega niente, ragazzi. Il problema, anzi, la cosa è che abbiamo vinto e va benissimo così, ripeto, giocando così è una doppia goduria e speriamo che questo sia un avvio vero del calcio di Sarri. Quante volte l'abbiamo detto questa frase quest'anno? No, zero in realtà. Abbiamo detto contro il Toro, contro l'Atletico. Però con questa prestazione mi aspetto che pure la prossima giochi così. Come ha giocato con il Celtic. Anche perché è la seconda vittoria consecutiva che ancora non è arrivata quest'anno, credo, sì. Quindi no, veramente si sta vedendo una crescita. Tozzi e Bocconi nelle altre partite, qua si è vista veramente, poi quello che dicevamo sempre, non ci mettete palle, sono viste tante palle, pieno di palle. Tutti i testicoli che giravano in campo, quindi molto bene. Se becchiamo la prossima, raga, domani gara reaction, ovviamente mi piace in commento e in iscrizione se non siete iscritti, come sempre forza Lazio, bella per voi, alla prossima. Ah, scrocchia.